Benvenuti su Pane d'autore poi. Io sono Lisa. Buongiorno e bentornati sul mio canale dopo un po' di assenza. Vi ho preparato una crostata d'uva nera. Qui ho postato qualche foto per farvi vedere, come al solito, i vari passaggi per la realizzazione di questo dolce. Ma andiamo subito in cucina. Sul mio piano di lavoro ho messo 400 g di farina. Ho fatto una piccola fontana al centro, ho aggiunto 130 g di zucchero e 160 g di strutto. Tutti questi ingredienti li ho messi al centro della fontana, quindi. Anche 3 tuorli d'uovo. Ho iniziato a mischiare, quindi amalgamato il tutto. La buccia grattugiata di un limone. È un po' verde, ma è il limone del mio giardino che non era ancora maturo e va benissimo perché è profumatissimo. L'importante è che sia appunto biologico. Una bella quantità ne ho messo, E poi ho continuato ad impastare, aggiungendo alla fine 40 ml di latte per rendere la pasta più morbida. Ho continuato ad impastare fino a quando non ho ottenuto una palla liscia e morbida. Ho preso della pellicola e l'ho messa in frigo per un'ora. Nel frattempo ho messo a bagnomaria la mia marmellata d'uva, quella che avevo fatto io, perché mi è venuta bella dura e allora ha bisogno di essere ammorbidita. Nel frattempo che lei quindi si ammorbidisce, ho preso la pasta, l'ho divisa in due con un tarocco e ho cominciato a lavorare il primo disco, che è quello che fodererà la teglia. Ho battuto con il matterello all'inizio e poi ho cominciato a stenderla tra due fogli di carta forno. Tolto il primo foglio, l'ho sistemata all'interno della teglia. Questa è proprio una teglia per crostate, il cui fondo poi si può togliere. L'ho adagiata bene, ho tagliato i bordi in eccesso che poi ho riutilizzato anche per mettere un poco intorno. Intanto la mia marmellata si è ammorbidita, ma siccome la voglio ancora più morbida, l'ho tenuta un po' sul fuoco, aggiungendo giusto una goccia d'acqua. L'ho portata ad ebollizione e poi l'ho fatta raffreddare.
Intanto ho preso l'altra parte di impasto e l'ho schiacciato per fare tutte le strisce, sempre tra due fogli di carta forno con il matterello. Ed eccoci qua. Ho messo la mia marmellata sopra, bella morbida, l'ho distribuita bene. E ho iniziato a fare le strisce. Siccome dopo questa procedura mi è avanzata un po' di pasta, con gli avanzi ho fatto dei biscotti, sempre ripieni di marmellata. Se invece vi piace una crostata più doppia, utilizzate tutta la pasta appunto per fare la crostata senza fare dei biscotti con gli avanzi. La pasta si lavora benissimo, non si spezza, quindi è perfetta. Io mi aiuto con il coltello per staccarla dalla carta forno. Ecco qui la decorazione perfetta. Ancora una striscia e la crostata è pronta. Schiaccio un po' il bordo, appunto per fare un bordo intorno, lo abbasso ed eccola, meravigliosa, guardate che bella. Ecco qui, come vi dicevo, la pasta avanzata con la quale ho fatto 4 biscotti ripieni di marmellata. Ho preso il coppapasta e quindi ho realizzato questi biscotti. Mi sono aiutata anche con un beccuccio per togliere il centro solo di alcuni dischi e ho messo la marmellata sopra, messo il disco su, poi quello con il buco e non ho sprecato nulla. Perché in cucina non si spreca mai nulla. Eccoli pronti. Poi ci ho fatto una decorazione sopra, sempre con la pasta avanzata. Ecco qui. E sono pronti. Li ho infornati subito dopo la crostata. Guardate che belli. La crostata l'ho cotta 180 gradi per circa 40 minuti ed eccola qui. È inutile che vi dico che è buonissima,
tanto sapete che io faccio solo cose molto buone. A presto!